Neppure la pioggia insistente ha guastato quest'ultimo fine settimana che ha visto Arezzo Città del Natale sposarsi all'edizione di dicembre della Fiera Antiquaria. 34 i pullman approdati in città domenica, altri 18 lo scorso sabato. A questi poi si è aggiunto un flusso di auto davvero notevole. Un successo che si misura anche con altri numeri. Sfiora infatti l'87% l'occupazione alberghiera, mentre le locazioni turistiche ricettive arrivano al 70%. Presi d'assalto anche i parcheggi con Cadorna, Pietri e Mecenate completamente esauriti e con il baldaccio riempito per l'80%. Oltre 110 invece i camper che hanno sostato nelle aree loro riservate, mentre sono stati più di 3.000 gli accessi turistici agli infopoint con presenza di viaggiatori italiani arrivati soprattutto da Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna e stranieri con alte percentuali di turisti tedeschi e statunitensi. Siamo soddisfatti di continuare a portare in città così tanti visitatori, commenta Simone Cherici, presidente della Fondazione Arezzo in Tour e assessore al turismo, nel segno di una manifestazione che continua a suscitare interesse ed entusiasmo di grandi e piccini. Arezzo Città del Natale continua ad animare un periodo dell'anno che fino a qualche tempo fa turisticamente era morto. Ci apprestiamo, conclude, a vivere un nuovo fine settimana all'insegna del tutto esaurito e la Fondazione non può che essere orgogliosa di questi risultati.